Allora, scusate, ma ho avuto un piccolo problema. Comunque, dicevo nel video anche precedente, che lo rifaccio questa, la diretta, quello che vedete qui, che potrebbe essere uno scarabocchio, che poi lo devo riportare dentro Visio, qui sentite un po' di rumore perché di sottofondo perché sono in un data center, ma piccolino, ma questi switch che vanno collegati, in realtà è quello che vedete qua. E qui ora io sto collegando le fibre ottiche, quindi gli uplink. Siccome la fibra ottica ovviamente c'ha il laser e non si può guardare, è bene non guardare la luce del laser perché non è molto, come dire, piacevole per gli occhi. Però se io prendo questo per esempio, ok? E vedo qua con il cellulare, quindi vedo che sulla sinistra c'è la lucina, quindi quella è il laser. Poi prendo il cavo e prendo la fibra ottica e vedo che ce l'ho qui sulla destra, cioè nel video appare a sinistra, però in realtà è sulla destra. Quindi la lucina, dove c'è la lucina si va il cavo dove non c'è qua la lucina, mentre quello dove c'è la lucina ci va dove sul connettore non c'è la lucetta, quindi non c'è il laser e poi si collega. Ecco, l'importanza di studiare è fondamentale perché magari un giorno ti trovi a collegare degli switch e non ci capisci niente, ora lo collego, mi serve di due mani perché lo devo reggere. E magari poi dopo uno si trova davanti a collegare queste cose e non ci capisce niente. Quindi è importante studiare fin dalle basi anche quello che apparentemente sembra inutile, perché magari poi uno gli serve. Detto questo, ragazzi, buon studio, buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao!